Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Come vedete dal titolo, oggi voglio consigliarvi alcuni titoli che secondo me sono molto adatti alla stagione autunnale. Prima di cominciare però vi faccio due domande. La prima è la stessa che avevo fatto nel video precedente, ovvero avete delle curiosità, degli argomenti riguardo alla scrittura e pubblicazione di un libro? L'altra volta già mi avete lasciato qualcosa, come per esempio adesso ricordo la crisi dello scrittore, ma insomma qualunque dubbio voi abbiate scrivetemelo sotto, così io poi organizzo qualche video di approfondimento su questo argomento, perché so che a molti di voi piace anche scrivere, piacerebbe pubblicare e così via. La seconda domanda, so che siamo un po' in anticipo, però io ho bisogno di organizzarmi in tempo. Sto pensando, anche se non sono sicura al 100%, di rifare i libri dell'avvento, quindi di rifare in pratica più o meno un video al giorno nell'attesa del Natale. Vi interesserebbe? Perché se devo stare ad impegnarmi per riuscire a fare un video al giorno e poi alla fine magari avere 100 visualizzazioni per ogni video, non ci sto a perdere tempo e faccio i miei video settimanali che faccio sempre, insomma, tutto l'anno, quindi fatemi sapere. Ok, io direi subito di cominciare. Vi annuncio che i titoli che ho scelto sono stati dettati proprio dall'istinto, nel senso che sono titoli che mi piacerebbe leggere durante questo periodo. Non ho scelto né libri ambientati durante la stagione autunnale o con copertine che ricordassero l'autunno, in realtà ho proprio scelto delle letture che ho pensato potessero andar bene lette sul divano con una copertina addosso, ecco, perché poi si sa, ogni stagione ha i suoi posti belli per leggere. Qua d'inverno leggiamo sotto le coperte o davanti al camino, d'estate sotto l'ombrellone, in primavera in giardino, e quindi in questo caso perlomeno io associo l'autunno alle letture sul divano. Quindi questi sono dei titoli che ho scelto, che mi sono piaciuti particolarmente quando li ho letti e che mi sembrano adatti. Cominciamo. Il primo libro che vi consiglio, anche se è un po' fuori lista, però ho sempre piacere di parlarvene, quindi permettetevi ogni tanto di nominarvi anche questo, è Viaggi tra sogni di carta, il mio romanzo. Ho cominciato da poco, ho ricominciato insomma le presentazioni di questo libro, alcuni di voi so che l'hanno già letto e mi avete anche scritto le vostre opinioni, sono stata veramente felicissima di riceverle. Ve lo voglio consigliare perché è veramente una storia che secondo me si adatta a questo periodo autunnale. È la storia di due donne che vivono in due tempi completamente diversi, una negli anni 50, Grazia, e una nei giorni nostri, Deborah. Vivono due vite completamente diverse e vedremo insomma soltanto a un certo punto come queste due donne possono essere collegate. Una è proprietaria di una libreria in crisi e l'altra vive la vita tipica degli anni 50. Ha un lavoro, ma allo stesso tempo si occupa del marito e del figlio che negli anni insomma le faranno affrontare diversi problemi e diverse prove. Abbiamo da una parte una donna piuttosto debole, che è Deborah. Purtroppo si fa buttare giù tanto dai problemi soprattutto del lavoro e problemi che si ripercuotono anche nella sua vita quotidiana e matrimoniale, e dall'altra abbiamo Grazia, una donna fortissima, una donna che nella sua semplicità e nella sua capacità di provare profondo amore riesce a trovare una forza che difficilmente troviamo anche noi stessi. Abbiamo anche un potere particolare, una delle due protagoniste ha la capacità di entrare all'interno dei libri che legge e vivere le situazioni che sta leggendo in quel momento, quindi insomma credo ci siano tutti gli ingredienti per una lettura coinvolgente, una lettura non troppo impegnativa, perché appunto abbiamo voglia di rilassarci quando torniamo a casa dal lavoro, ma allo stesso tempo una lettura che secondo me e secondo molti di voi lettori vi terrà incollati alle pagine. Quindi se siete interessati a comprarlo, come sempre vi ricordo che sotto c'è il link per acquistarlo direttamente alla casa editrice, oppure se volete una dedica personalizzata, insomma, potete mettervi in contatto con me e io vi spedirò direttamente il libro con la mia dedica. Adesso però direi di cominciare veramente con gli altri libri che vorrei consigliarvi per questo periodo autunnale. Il primo di cui vi parlo è La donna che leggeva canzoni di Lisa Tucker. Questo libro è veramente dolce, parla di una donna
che, di una ragazza, insomma, di una giovane donna che vive insieme alla sorella adolescente e le fa praticamente da madre. E inoltre si occupa di un bambino che ha praticamente adottato, ecco, anche se in una maniera molto particolare. Comunque questa donna che cosa fa? Legge le canzoni, per l'appunto, quindi questo significa che interpreta le canzoni che rimangono nella mente delle persone. È un po' come lei, una donna, insomma, che interpreta i sogni, ma in questo caso le persone si presentano a lei dicendole: io tutto il giorno che ho in mente questa canzone, ho in mente questo ritornello, queste parole e così via, e lei interpreta il perché queste determinate parole sono rimaste nella testa, nella mente delle persone, e le aiuta a capire il loro significato e quindi eventualmente anche ad agire in una certa maniera per risolvere alcuni problemi della vita. Sembra andare tutto bene fino a che purtroppo questo potere rivela anche l'altra parte della medaglia, ovvero lei dà un consiglio ad una persona riguardo appunto all'interpretazione di una canzone che le era rimasta in mente, e questa persona farà un gesto particolare che farà improvvisamente apparire la nostra protagonista non più come quasi una santa o una donna per l'appunto dai poteri potentissimi, ma come quasi un demone, qualcuno assolutamente di pericoloso da evitare in tutti i modi. In realtà poi il grande protagonista di questa storia è il rapporto per l'appunto tra le due sorelle, quindi tra la sorella maggiore che si trova ad affrontare una specie di, diciamo, di rivolta cittadina o comunque di indifferenza da parte di tutte le persone che prima le stavano intorno, e di odio anche da parte di queste persone, cerca non soltanto di proteggere se stessa ma anche di proteggere sua sorella. Sua sorella è un adolescente, sappiamo tutti i problemi che un adolescente si porta dietro, purtroppo, perché ci siamo passati tutti, e quindi è bello anche vedere come il rapporto tra queste due persone viene gestito in un momento di crisi. Io spero di essermi spiegata bene, il romanzo è veramente molto bello, è veramente molto dolce, si legge bene, è scritto bene, e io spero vi possa incantare in queste sere autunnali. Secondo libro che vi nomino, e ovviamente non potevo non nominare la mia amata Joan Harris, è 5 quarti di arancia. Se mi seguite da tanto sapete che questo titolo ogni tanto rispunta fuori, perché lo consiglio sempre, insomma. Questa è la storia di una donna che da anziana, insomma, ritorna nel suo paesino francese dove aveva abitato da ragazzina, e comincia a ricordare la sua storia per l'appunto di quando era giovane, insieme ai fratelli, insieme alla madre che è sola, insomma, se non ha un padre, insomma, la loro vita durante l'occupazione nazista di questo paesino francese. Il libro è estremamente bello perché c'è quel soffice alone di magia che Joan Harris riesce a dare ad ogni suo romanzo, e qui in particolare incarnato dalla madre di questa bambina che è poi la protagonista del libro. Inoltre è bello vedere il rapporto tra lei e i suoi fratelli, di come dei ragazzi così giovani prendono delle decisioni totalmente sbagliate soltanto per la voglia di distaccarsi dall'immagine che hanno a causa di questa madre un po' bizzarra, e quindi la voglia di riscattarsi, la voglia di apparire diversi negli occhi degli altri, la voglia di essere più grandi di quello che in realtà sono, li porterà a fare delle scelte che ovviamente li segnerà per tutta la vita. La scrittura di Joan Harris è coinvolgente, delicata, è speziata, direi, perché quando Joan Harris parla di frutta, verdura, di ricette, noi sentiamo gli odori, sentiamo i sapori, e è qualcosa veramente che riusciamo a percepire con i nostri sensi, quindi è una capacità probabilmente unica. E perché l'ho voluto legare alla stagione dell'autunno? Per l'appunto perché a me perlomeno l'autunno ricorda un sacco, fa insomma venire in mente un sacco di ricette molto saporite, prima tra tutte la zucca, che è una delle mie verdure preferite. E poi in generale la voglia, non so, di latte un po' particolare, di zuppe, di, non so, di tè caldo che può avere tantissimi odori, tantissimi sapori diversi, insomma, io associo l'autunno veramente a un tripudio di sapori e di profumi, e quindi questo libro mi sembrava adatto. Altro libro che vi consiglio è Cioccolata per due di Lolly Winston. Io l'ho preso usato, quindi non so se riuscirete a trovarlo nuovo, in ogni caso io l'ho preso da ribraccio. Questo è praticamente la storia di una donna che purtroppo rimane vedova
molto giovane, e dopo una profonda crisi di nervi dovuta per l'appunto alla sofferenza, alle difficoltà che la vita le ha messo davanti, decide di trasferirsi in un paesino lontano dalla città dove abitava. Qui comincerà a fare la cameriera e iniziare una nuova vita. La nuova vita per la protagonista di questo libro è qualcosa che non arriva così in un lampo, è qualcosa che deve studiare e deve faticare per ottenere, e diciamo una delle svolte che la caratterizzano, per l'appunto, che caratterizzano questa sua nuova vita, è sicuramente l'incontro con una giovane tredicenne, perché lei comincia a far parte di una specie di progetto che, se non ricordo male, si chiama tipo le sorelle maggiori. Comunque donne che decidono di passare alcune ore del loro tempo con ragazzine che hanno una vita un po' particolare, che hanno dei problemi in famiglia e che quindi hanno bisogno di una figura di riferimento. È in questo modo che lei incontra questa giovane ragazzina, con la quale instaura un rapporto all'inizio molto difficoltoso, ma che poi chiaramente si evolve nel tempo. Io ho trovato soprattutto il rapporto tra queste due ragazze estremamente formativo, estremamente dolce e delicato, nonostante chiaramente gli spigoli che si trovano sempre in questo genere di rapporti. Inoltre ho trovato la storia molto bella, ho visto una bella rinascita, una storia di riscatto e soprattutto una storia capace di ridare speranza sulla possibilità che ha una persona di ritrovare la felicità nonostante le infinite prove che la vita gli può mettere davanti. Quindi l'ho associata all'autunno perché l'autunno è una stagione in cui molto spesso si fanno dei buoni propositi, sembra quasi un inizio dell'anno senza il primo gennaio, insomma, e quindi penso che sia anche la stagione giusta per ricominciare qualcosa dopo esserci ricaricati a dovere durante le vacanze estive, e quindi questo è secondo me il libro adatto. Altro libro che vi consiglio è Non è mia figlia di Sophie Anna. In questo caso ho voluto aggiungere anche un thriller, un giallo, alla lista, perché appunto qualcuno di voi potrebbe non amare particolarmente i romanzi magari anche troppo dolci, ecco. In questo caso la protagonista è una donna che ha partorito soltanto 2 settimane prima dell'inizio della nostra vicenda. Si allontana per qualche ora da casa, ma quando torna trova la porta aperta, insomma capisce che qualcuno è entrato in casa, ma soprattutto corre immediatamente in camera per vedere se la bambina sta bene e si rende conto che quella non è sua figlia. La bambina che vede nel lettino lei è convinta, ecco, non essere sua figlia, lei è la madre, quindi sicuramente non è possibile che si sbagli. Ovviamente viene smentita da tutti, dal marito, dalla suocera, e quindi lei comincia a vivere una vita piuttosto delicata, piuttosto difficile, perché da una parte sospetta di sé, quindi di essere impazzita, e dall'altra volta sospetta invece delle persone che le stanno intorno, che cominciano ad avere comportamenti molto particolari, in particolare appunto il marito e la suocera. Decide quindi di rivolgersi alla polizia e grazie all'aiuto anche appunto di un poliziotto comincerà ad indagare su questo stranissimo mistero, fino a quando un giorno sia lei che la figlia scompaiono. Questo è quello che c'è scritto anche nella trama dietro, quindi non vi ho svelato niente, però insomma sicuramente è intrigante. Io amo Joan Harris, ma Sophie Anna per i suoi thriller, perché sono sincera, tutte le volte alla fine riesce a stupirmi in una maniera completamente inaspettata. Quindi io spero veramente che lo leggiate, perché ho piacere di sentire anche la vostra opinione su questa scrittrice. L'ho consigliato perché appunto alla fine non è un libro estremamente sanguinolento o esageratamente truce, nel senso che in un'atmosfera autunnale come può essere una candela, una copertina e un divano, per l'appunto, sicuramente ci vuole qualcosa che non sia troppo macabro, perlomeno secondo i miei gusti, e quindi anche in questo caso ho deciso di proporvi un qualcosa che vi terrà incollate alle pagine e che si adatta perfettamente all'atmosfera autunnale. Lo leggerete con piacere e le ore passeranno veramente in un lampo. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e che insomma abbiate trovato anche degli spunti. Chiedo anche a voi di lasciarmi qualche consiglio nei commenti su letture che trovate adatte al periodo autunnale. Se avete visto il mio ultimo video sulla TBR autunnale, sapete che non posso sgarrare da questa TBR, quindi attualmente non posso leggere altro, però sicuramente posso aggiungere i titoli che mi direte ad una wishlist che poi presenterò a Babbo Natale, quindi non si sa mai.
E niente, ragazzi, come sempre, noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!